Andiamo a vedere l'allenamento che andiamo a fare oggi. Oggi allenamento muscolare, quindi andiamo a vedere cosa ci tocca fare. Allora, iniziamo innanzitutto con un lavoro piramidale. Da un po' che non lo facciamo i lavori piramidali, oggi li ritiriamo fuori, quindi lavoro piramidale sulle gambe. Dopodiché andremo a fare sempre sulle gambe, avremo bisogno della sedia, dello step. E andremo a fare un lavoro in superset su una gamba sola, quindi andiamo a stancare prima una gamba e poi le altre, e finiremo con un lavoro a emo ma abbastanza intenso sulla parte superiore del corpo. Quindi abbiamo due blocchi per la parte bassa e un blocco grosso centrale sulla parte superiore. Ok, poi vabbè, lo andiamo a vedere strada facendo, ma diciamo che questo più o meno è l'allenamento di oggi. Bene, tutti pronti? Pollici su? Vai, si inizia col riscaldamento allora. Bene, vai, facciamo andare braccia a dorso, primo esercizio. Oggi allenamento di tipo muscolare, quindi avremo pause e avremo da metterci un bel, andiamo a sentire i muscoli bruciare. 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a fare il giro avanti. Bene, fatto 5, 4, 3, 2, 1. Ok, rotazione bacino. Via. Andiamo a fare un po' di giri, vi ricordo a tutti quelli che non hanno fatto la puntata di ieri, soprattutto alle ragazze, di farvela in differita che è disponibile fino a domani sera, durano 48 ore le puntate registrate su Zoom, perché è stata molto bella, almeno i feedback che mi hanno dato tutte le ragazze. Cambio giro. Ok, 5, 4, 3. 2, 1, corsetta su una gamba sull'altra. Mi sono dimenticato nella spiegazione di prima del programma di dirvi che abbiamo bisogno anche dei o pesettini o bottiglie per fare l'allenamento, perché poi sulla parte superiore abbiamo un esercizio che se fatto con i pesi è meglio, si può anche fare a corpo libero, ma se abbiamo l'opportunità di avere i pesetti, quindi poi andateveli a prendere. 5, 4, 3, 2, 1, a chiudere, quindi largo, chiudo dentro. Parto largo e chiudo dentro. Ok, mani aperte, gamba destra la lascio dietro e vado a slanciare, tocco il piede e torno a zero. E torno a zero. Chi non arriva a toccare il piede può andare a toccare il ginocchio. Cinque, quattro, tre, due. Uno, stop, cambio gamba. Mani aperte. Due, uno, via. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno, perfetto. Torniamo alla posizione di corsetta. E andiamo a fare spostamenti laterali, due passetti, molleggio, spostamento laterale, molleggio. Via. Vai, vado a muovere. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, perfetto, affondo posteriore e alzo le mani, quindi è 1,
e torno centrale, via. Dieci, nove, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, va bene. Andiamo a fare un po' di movimenti laterali. Mani qua, mani sulle ginocchia, mani sui fianchi, dove volete voi. Otto, sette, sei, tutto riscaldamento, ragazzi, chi si è connesso un po' in ritardo, stiamo facendo ancora il riscaldamento, quindi fatevelo super, super easy. 5, 4, 3, 2, 1, ultimo esercizio e poi partiamo col lavoro. Corro con la punta del piede, vado a disegnare un cerchio da aprire e poi lo vado a fare lo stesso lavoro con l'altro. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Bene ragazzi, perfetto. Allora, andiamo a vedere il nostro primo lavoro di oggi, che è questo piramidale. Andiamo a fare lui, piramidale da 3 minuti, squat e isometria. I tempi li detterà lui, ok? Quindi sarà il nostro timer. Quando vediamo il colore verde, dobbiamo fare degli squat. Quando il colore invece diventa rosso, dobbiamo stare in tenuta isometrica. Piramidale perché? Perché sono 5 posizioni, 10 secondi di lavoro, 10 secondi di isometria, 20-20, 30-30, 20-20, 10-10. Ok? Quindi il vertice più alto è questo qua. Non vi voglio far gestacci, ma è lui. Ok? Mettiamoci pronti a partire, ragazzi. Quindi si parte con degli squat di 10 secondi. Ok. 5, 4, 3, 2. Molto duro questo esercizio, Via. Ancora 5 secondi e andiamo a tenere il blocco isometrico. Tenuta. Ovviamente più andiamo a cercare l'angolo chiuso del ginocchio, più faticoso sarà l'esercizio. Via. Ancora 10 secondi alla seconda tenuta. Siamo ovviamente nel blocco dei 20 secondi adesso, 4, 3, 2, 1 e vado in blocco e tengo la posizione. Sedere bene indietro, errore comune che vedo adesso tanti che stanno facendo da zoom è tenere la isometria così. No, il sedere va spostato indietro e la spalla deve cadere sulla perpendicolare del ginocchio. 2, 1, via, blocco da 30 secondi di squat. Completo, vedete che io quando vado giù vado in contatto gomito ginocchio non è obbligatorio ovviamente, è solo un'unità di misura molto comoda per far sì che lo squat venga fatto in maniera corretta. Ancora 10 secondi e poi abbiamo il blocco in isometria di 30 secondi che è molto duro. Blocco. Stiamo giù, questo è lungo, Ancora 20 secondi. Immaginate di sciare. Dieci. Cinque. Due. Uno. Via, squat. È quasi rilassante fare gli squat in questo esercizio. Bene, accosciamo, andiamo a cercare il movimento completo anche del gluteo, quindi più accosciamo, più attiviamo il gluteo. 5, 4,
1, blocco 20 secondi. Due, uno, 20 secondi di movimento, vai, cioè 10 secondi, scusate. 3, 2, 1, ultimo blocco finale da 10 e si esce da questo esercizio con un jump. 4, 3, 2, 1, jump. Bravi. That's good. È duro, è sempre duro i piramidali. Questi sono ottimi come prescivistica soprattutto, ma è un bellissimo esercizio anche per gambe, glutei, anche al femminile. Perfetto, andiamo a cambiare i nostri tempi, li modifico e li faccio diventare un bel 30-10, già impostato, perché andiamo a vedere il lavoro che dobbiamo fare adesso, che come vi ho detto abbiamo bisogno della sedia. Lavoro 30-10. Allora, ve lo metto vicino, così lo vedete bene gli esercizi. Abbiamo da fare step, lo facciamo lì, lo step. Adesso poi vi spiego bene come si fa, perché lavoreremo tutto su una gamba. Quindi, per esempio, iniziamo con la destra. Io mi piazzo con la destra in questo movimento qua e vado a fare un movimento a step, tutto su una gamba. Poi cosa succederà? Avremo la fonda anteriore sempre con la stessa gamba, quindi sempre con la destra, per concludere un fondo laterale sempre con la destra. Quindi sono tre esercizi di file con la gamba destra, con il gluteo destro. Quindi dobbiamo arrivare con la gamba destra stanca. Faremo una pausa e cambieremo gamba. Va bene, andiamoci a mettere sulla sedia, vai. Vi do quei 10 secondi di tempo per assediarvi, assedervi, quello qualcosa che dovete fare. Va bene, ci siamo. Gamba destra sopra, iniziamo tutti uguali così non ci sbagliamo, eh. Gamba destra sulla sedia. 3, 2, 1, via. Ok, cerchiamo un bel movimento completo. Anche qua, ragazzi, più andiamo a cercare l'accosciata verso il basso e sempre più il gluteo lavora. Vedete che all'aumentare degli angoli aumenta anche l'attivazione del gluteo. Quattro, tre, due, uno. Stop. Scendiamo. Posizione a soldatino, è la gamba destra che va avanti e il ginocchio sinistro va a sfiorare per terra. Via. Schiena dritta, petto in fuori. Se vedete il mio movimento delle braccia, io mi trovo bene sempre a fare questo movimento qua. Non è obbligatorio, ognuno può fare il movimento, può anche stare fermo come sto facendo, ma a me piace molto il dondolo. 3, 2, 1, stop. Destra va in fuori, gamba sinistra ferma. Quindi sarà questo lavoro cercando l'accosciata. Via. Accoscio, torno, riparto subito, eh. Tocco e riparto. Vedete che io ho il tempo di toccare il piede, sto già partendo. Ancora 7 secondi. 3, 2, 1, stop. Pausa, lasciamo passare un verde senza partire, quindi un verde ce lo prendiamo di pausa completa e andiamo a fare il cambio gamba sullo step. Bene, forse non ve l'avevo detto, non lo so, ma vedete che qua c'è scritto un per due, significa che dobbiamo fare tutta la gamba destra, tutta la gamba sinistra, tutta la gamba destra, tutta la gamba sinistra. Ok? Quindi ogni gamba per due. Diciamo che un 25% ce lo siamo tolti, vediamo il lato positivo. Ok,
manca poco. Gamba sinistra sulla pedana, sullo step. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Mancano ancora 10 secondi alla pausa. Due, uno, stop. Perfetto. Gamba sinistra a fondo anteriore. 3, 2, 1. Via. Dieci secondi. Due, uno, stop. Affondiamo laterali. Se le facciamo belli profondi, io le sento alle gambe lavorare. Three, two, one. Via. Tocco e riparto. E accosciata, ragazzi. Cerchiamo sempre l'accosciata bene bassa. Lasciamo il peso sulla gamba sinistra e torniamo a zero. Ancora 5 secondi. Ok, stop. Recuperiamo. 50% del lavoro su una gamba l'abbiamo fatto. Adesso ci godiamo questo verde di pausa. E poi andiamo a fare di nuovo l'altra gamba. Bene. Questo è anche un esercizio che ci fa consumare un po' di calorie, quello di oggi. Non è soltanto un lavoro muscolare, ma le pause sono corte. Non va male la linea? Ah sì? Ah, vedi. Succede a volte. Va bene, va bene, va bene, anche con la linea che saltella partiamo, vai. 8 secondi al via. Gamba destra sullo step. Tre, due, uno, stop. Perfetto. Gamba destra, frontale. Three, two, one. Via. Ancora 10 secondi. 5, 4, stop. Ok, laterale. 3, 2, 1. Via. Accosciata bene completa, peso sulla gamba destra e torno a zero. Ancora 10 secondi. 75% del lavoro finito. Manca solo la gamba sinistra, non a questo verde, ma al prossimo. Quindi godiamoci ancora un po' di recupero.
pronti a finire il lavoro. E però poi le gambe le abbiamo finite, eh? Quindi la sinistra bisogna spingerla forte. Venti secondi alla partenza. Quindici. Gamba sinistra sullo step. Via. Cinque. Uno. Stop. Perfetto. Gamba sinistra si butta in avanti. 3, 2, 1. Via. Bene, 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 gamba a sinistra avanti. Uno, stop, perfetto. E andiamo a chiudere in laterale. Ultimo esercizio di gambe del giorno. 3, 2, 1. Vai. Quindici secondi. Tre, due, uno, stop. Ok, recuperiamo. Intanto che recuperate, andiamo a cambiare i tempi di oggi. E adesso partiremo col lavoro sulla parte superiore. E abbiamo bisogno di tutt'altro timer. Allora, il lavoro che andremo a fare, adesso ve lo vengo a far vedere, è questo qui. Mi sembra che adesso la connessione vada bene, io vi vedo perfetti. Allora, sbam! Il lavoro da fare è un EMOM, ok? Ve lo metto anche un po' più vicino così lo vedete perfetto. EMOM, in questo EMOM da 2 minuti, 2 minuti non l'abbiamo mai fatto, siamo sempre stati 1 minuto e mezzo, 1 minuto, 1,45 una volta, quindi vedete che abbiamo un tempo lunghissimo. All'interno di questo tempo qua dobbiamo mettere tre esercizi: piegamenti braccia, tricipiti a sedia, push press. Push press è con tutti e due i pesi sulle spalle, gambe bloccate, questo lavoro qua, ok? Spinta verso l'alto. Questa è la push press. Quanti farne? 8, ad esempio, io ne girerò 8. 8 push up, 8 tricipiti, 16 push press. Vedete che vado sempre al raddoppio con la push press rispetto agli altri. Ve la metto un po' più vicino così la vedete bene. Comunque, sceglietevi voi la colonna da stare, ve la guardate voi, ve la scegliete. Io faccio 8, secondo me tempo ne abbiamo, perché sono 2 minuti di EMOM, quindi ognuno si sceglie quale colonna stare. Io sono stato un po' lungo coi tempi apposta per darvi la possibilità di esagerare un po' di più, ok? Quindi esageriamo un po' di più oggi. Va bene, tempo è pronto, è il momento da 2 minuti. Fatto casino con la musica, eccola qua. Perfetto, pronti a partire ragazzi, push up. Io giro 8, 8, 16, girate quei numeri che volete. 5. 4, 3, 3, 2, 2, one. 1, via. Ok, non c'è bisogno di fare tutto di corsa, fermiamoci
fate i movimenti giusti, corretti, col tempo che serve, perché tempo ne abbiamo tanto. Anche sui tricipiti, per esempio, andiamo a cercare una bella, un bel movimento completo, verso il basso. Ok. Dovremmo finire più o meno con 50 secondi di pausa, 55, questi numeri qua. Eccolo lì, 50 secondi per me. Ottimo, bene, bravi, vi vedo giusti, tutti più o meno calibrati giusti coi tempi, quelli che avete la telecamera attiva, tutti quelli con la telecamera attiva vi vedo più o meno calibrati giusti. Perfetto, 30 secondi alla partenza, non ve l'ho detto, forse l'avete letto, ma non ve l'ho detto io, questo lo andiamo a fare per 4 volte, ok? Quindi uno ce lo siamo levato. Avete adesso capito il tipo del lavoro, quindi se vi è sembrato facile aumentate i numeri. Vedete che le pause ci sono, è un lavoro proprio da fare bene questo, non è da fare in velocità, fatto bene, movimenti completi e si parte, 3, 2, 1, via! Io sono arrivato al push press. Gomiti stretti. Secondo giro si fa sentire di più, eh. Secondo giro si fa sentire di più. Sono andato un po' più lungo io. Si fa sentire. Push press si fa sentire, si fa sentire. Se poi il push press voi lo fate utilizzando chili veri, non quelli da sfigato così, allora il lavoro è duro veramente. Tra chili, bravi. Giusto, giusto. 20 secondi di partenza, serie numero 3. Tiriamola. Ecco, un'altra cosa che non vi ho detto, ma la do sempre per scontata, però per scontata non è. Petto a terra, ragazzi, nei piegamenti braccia. Andiamo a zero se ce la facciamo. 3, 2, 1, via. Adesso poi non sono venuto a indagare chi sta girando i numeri più alti oggi. Sicuramente qualcuno che ne sta girando 10, cioè 12 non lo so, ma 10 sicuramente sì. Bene,
Ai ai ai, mi sa che qualcuno ne sta girando 12 a dire la verità, perché tipo sono curioso di vedere Giovanni e Fabio, ma quante ne state girando? Fatemi segno con le dita. 7, 8 come me. Bravi, 8, 10 Giovanni. Le ragazze chi è che ne sta girando? 8 Michele, Matilde quante? 8 chi ci abbiamo? L'Irene, 10, brave. L'avevo immaginato che qualcuno stesse girando sui 10 almeno. Oh, sapete a che giro siamo arrivati? Sapete nell'ultimo giro cosa succede? Quindi io ne vado a girare 10, 2 in più, e voi aumentate, chi ne faceva 10 ne fa 12. Andiamo allo step successivo. 3, 2, 1. Vai, aumentiamo. Vai, sedia, 10, cambia, due numeri in più fa tutta la differenza, ricordatevi poi di andare a raddoppiare anche sui push press. Olè, faticata anch'io a chiudere gli ultimi 20. Bene, dei bei macigni sul finale. Ottimo, 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 ottimo. Aspettiamo che tutti abbiano finito. Eccoci qua, hanno finito tutti. Beh, ah no, c'è ancora Fran e Federica. Aspettiamo. Intanto procuriamoci lui. Procuriamoci lui che abbiamo gli ultimi 3 minuti di addominali che per oggi li facciamo un pochino diversi, diamo un po' più di spazio ai plank in modo da continuare a lavorare ancora un po' la parte superiore del corpo. Facciamo tutti blocchi corti, 20 secondi di lavoro, ma abbiamo una pausa molto corta. Infatti metto solo 8 secondi di recupero tra una serie e l'altra. Primo esercizio ragazzi, plank normale. Pigliamoci ancora 10 secondi, poi andiamo giù, gomiti in appoggio e andiamo a fare un plank normale. 5, 4, 3, 2, 1, plank. E rimango in tenuta. Un blocchetto ragazzi, questo in totale da 3 minuti, quindi manca ormai meno di 3 minuti a fine allenamento. Adesso chi vuol fare la pausa da campione se la fa stando così. Ok, da questa posizione allarghiamo le gambe e andiamo a mettere una mano dietro la schiena e poi andiamo a fare lo stesso lavoro con l'altra. Ecco, chi vuol lavorare forte può anche cercare di concludere tutto questo circuitino di addominali senza mai andare a poggiare le ginocchia a terra, quindi tutta in tenuta, è molto duro, eh. Ok, mettiamoci sul laterale, braccio verso l'alto e andiamo a fare un side plank. Occhi che guardano la mano sollevata. Giù, cambio lato. Vedete che la pausa è molto corta, si salta da un esercizio all'altro, però il lavoro è corto, 20 secondi.
Ok, gambe sollevate e mani che vanno verso le punte dei piedi. 3, 2, 1. Siamo al... Il prossimo sarà il penultimo esercizio della giornata. Ok, mani sopra la testa, sotto la testa, scusate, e caduta alternata delle gambe. Ok, vi anticipo già il prossimo esercizio, che sarà l'ultimo del giorno, e abbiamo tre varianti. Per quelli che sono, diciamo, alle prime armi, faranno di nuovo un plank normale. Quelli un po' più avanzati, un plank spider, e quelli estremamente avanzati, un push-up spider. Io farò il push-up spider, quindi se non sapete cos'è, guardatemi e fatelo con me. Ok, il push-up spider è questo lavoro qua. Mentre vado giù, recupero lateralmente la gamba. Ultimo esercizio del giorno. 15 secondi fino all'allenamento. Bene ragazzi, bravi. Home Training Live portata al termine anche oggi, puntata muscolare. Bene, alzi la mano.